ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale, vi do un abbraccio grandissimo. Siamo qui con il video di consuetudine, come tutte le settimane, appunto riguardante un prodotto che io ho scelto per voi, appunto della Lidl, della Silver Crest, come sempre. E oggi mi vedete meno sudata in realtà, perché ha fatto un temporale ieri, anche l'altro ieri. Oggi secondo me ne farà un altro di temporale, perché si sta veramente imbruttendo il tempo, però un pochino ha rinfrescato. Il problema grande sono le case, che ormai sono veramente un forno, quindi ci sarà da fare prima di rinfrescare un pochino le case. Sudo, ma non come la settimana scorsa, quindi già siamo un passo in avanti, ecco. Allora, vi dicevo, questo è un video Lidl, un video appunto che vi parla di un prodotto della Silver Crest che sarà in offerta e visibile alla Lidl lunedì 15 luglio. Allora, questo prodotto di cui adesso vi vado a parlare, mi sono un pochino documentata, appunto è questo essiccatore per alimenti. Questo essiccatore, che è appunto della Silver Crest, ed ha un costo di 34,99 euro. Allora, io vi dico la verità, ho sentito spesso parlare di questi essiccatori, ma non mi sono mai soffermata, diciamo, a guardare proprio come si utilizza, quello che ci si può fare, eccetera eccetera. Alle volte magari uno non va in fondo, no? Magari lo vede così. L'ho visto anche altre volte a Lidl, però non mi sono mai documentata, ecco. Questa volta invece, a parte per fare il video, però mi sono incuriosita per vedere appunto che cosa si può essiccare. Allora, con questo essiccatore ci si possono essiccare le verdure, le piante aromatiche, la carne, il pesce, e ha 5 inserti impilabili, quindi si mette uno sopra l'altro. E naturalmente si possono usare anche singolarmente, a seconda di quello che dobbiamo diciamo essiccare e la quantità di alimenti che dobbiamo essiccare. Allora, vi dicevo, io ho sempre acquistato, anzi ultimamente, vi dico la verità, sto acquistando maggiormente la frutta secca, appunto quella che si trova nelle buste nei supermercati, e soprattutto la mela. E invece di mangiare magari schifezze tipo patatine eccetera eccetera, è uno snack leggero e comunque sempre frutta. Quindi con questo essiccatore possiamo fare anche le mele, le banane, essiccare la frutta e diciamo da mangiare a casa come snack, ed è naturalmente primo nutriente, perché si sa, quelle acquistate magari nei supermercati hanno sempre qualche componente chimica all'interno, invece così, facendola noi con questo essiccatore, andiamo veramente a fare un qualcosa di molto molto naturale. Allora, dicevo, ci sono 5 inserti impilabili uno sopra l'altro, e si può usare anche singolarmente. Allora, appunto, essiccare gli alimenti è un buonissimo metodo anche per la conservazione, perché magari, ecco, conservare le erbe aromatiche, il basilico, il prezzemolo, che magari così freschi si andranno a rovinare, invece essiccandoli, magari dopo il processo di essiccazione, si mettono all'interno delle bustine o non lo so, riposti in ciotoline, magari dentro al frigorifero, e vanno a durare di più. È un metodo ecologico, perché non andiamo a rovinare ed ad intaccare la natura. È economico, perché comunque non si spreca nulla, invece di buttarle le cose si essiccano e si mantengono, e a differenza, diciamo, di tutti i processi che vengono utilizzati per la conservazione degli alimenti, che sapete, insomma, sono tutti processi chimici, quindi danneggiano un pochino la salute, questo è un processo assolutamente naturale. Allora, io mi sono documentata un po' qua e là, e vi dico la verità, tutte recensioni abbastanza positive per quanto riguarda questo essiccatore. Molte persone che l'hanno già acquistato da anni, perché non è la prima volta che si trova disponibile alla Lidl, si sono trovate tutte abbastanza bene, in quanto soprattutto per le verdure, ad esempio essiccare le zucchine, a me piacciono tanto i pomodori secchi, ecco, invece di comperarli sarebbe veramente l'ideale farli da noi in casa, comperare il pomodoro, metterli appunto ad essiccare
e il prodotto è veramente più genuino, ecco. Allora, come si utilizza? Si utilizza, naturalmente, vi dicevo, vi metto le foto di tutto quello che vi sto appunto parlando. Si utilizza in questa maniera. Ci sono c'è questo essiccatore che vedete ha dei ripiani, tanti ripiani, a seconda di quello che vogliamo essiccare e a seconda anche della quantità di prodotto che vogliamo essiccare, si adagiano i prodotti. Mettiamo caso che vogliamo fare i pomodori all'interno di questo essiccatore, si cominciano a tagliare delle fettine sottili di pomodoro e si cominciano a mettere magari nel primo scomparto. Poi nel secondo scomparto, non so, vogliamo fare le mele essiccate, mettiamo le mele al secondo scomparto e via discorrendo, ma potete anche mettere solamente un alimento, quello che vi gradisce di più, quello che preferite. E l'unica cosa, ecco, che è un pochino, è un processo un po' lento, perché in realtà per essiccare i prodotti impiega 12 ore. Ora, se voi lo mettete la sera prima di andare a letto, comunque la mattina troverete il vostro prodotto già essiccato. Questo è un procedimento appunto che sfrutta l'aria, elimina tutta l'umidità, l'umido che si trova all'interno dei prodotti, ed è per questo che inizia il processo appunto di essiccazione, perché elimina tutta l'acqua dal prodotto che mettiamo all'interno. Ho letto varie cose sul fatto che comunque non ha uno spreco enorme di corrente, perché quando uno parla di 12 ore di consumo cominciamo un attimino a spaventarci, perché 12 ore sono un bel po', però comunque sfrutta molto poco, diciamo, la corrente, nel senso che non ha un consumo molto molto elevato. Quindi ci vogliono 12 ore e mi sembra di aver capito che la temperatura massima che raggiunge questa macchina e sono 40 gradi, però il risultato, mi sono documentata, è un risultato buonissimo, perché va ad essiccare veramente i prodotti in maniera divina. Durano moltissimo una volta che sono stati essiccati, soprattutto magari, ecco, le persone che hanno un orto, che fanno molte zucchine, fanno i pomodori, quelli fatti proprio casarecci, ecco, con questo processo andiamo a mantenerli più a lungo e sono anche buoni. Anche la frutta secca come snack è veramente salutare. Quindi vi ricordo che questa macchina la troverete al Lidl il 15 luglio ad un prezzo di 34,99 euro. Per essiccare i prodotti ci vogliono 12 ore circa, 12 ore più o meno, e appunto potete essiccare tutti i prodotti che volete, frutta, verdura, anche la carne, anche il pesce ho letto, per cui insomma poi uno si può sbizzarrire con tutto quello che vuole appunto essiccare. Quindi detto questo, questo video finisce qui, vi ho illustrato questa macchina per l'essiccazione. Noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente vi invito ad iscrivervi al canale e attivate anche la campanellina, così non vi perderete nessun video, vedrete subito quando c'è un video online. Seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo con il prossimo video. Buon weekend, ciao!